proposto al liceo Umberto insieme alla regionale di fare una nuova sperimentazione didattica allo scopo di portare gli studenti a scrivere non soltanto testi diciamo in parole ma anche testi in immagini e in conseguenza di questa cosa è stata fatta una sperimentazione con due classi di liceo. Io vorrei sapere ora dal preside a conclusione dell'esperienza, benché non abbia ancora potuto visionare i prodotti, che impressione ne ha ricavato sulla base delle informazioni che ne ha preso dai professori che hanno collaborato a questa iniziativa e che quindi l'hanno messa al corrente di questo tentativo. Secondo lei è utile che i ragazzi oggi apprendano anche a scrivere i media, oltre che i libri? Ma direi che è fondamentale, considerato che il linguaggio per immagini non sostituirà mai, io mi auguro, a quello tradizionale, ma sicuramente è competitivo. Quindi veramente è necessario e utile che i ragazzi sappiano esprimersi anche attraverso questa nuova forma, nuova relativamente, perché il linguaggio per le immagini vorrei dire risale ai graffiti, insomma, no? Comunque diciamo un linguaggio che si sta vie più affermando ed è giusto così, è utile sicuramente. E che cosa ne pensa di questa doppia forma che abbiamo scelto? Perché diciamo c'è il video, però c'è anche il CD-ROM. Quindi tra questi due tipi di linguaggio diversi che sono stati adoperati nelle due classi, quale ritiene che sia più adeguato, diciamo, per esempio ad un liceo classico come è questo? Io direi che sono complementari i due linguaggi, sia l'una che l'altra forma, si compensano tutto sommato. E poi per quanto riguarda un liceo classico, non vedo propriamente una differenza. Un liceo classico, dal mio punto di vista, è ancora, senza offendere nessuno, l'aristocrazia della scuola. Chi frequenta il classico può cimentarsi in maniera lusinghiera e fruttuosa in tutti i campi, direi. Ma poi devo dire che il CD-ROM è bellissimo perché contiene non soltanto una serie di testi, ma veramente anche molte traduzioni. Quindi direi che è proprio suggestivo, visto che poi sono stati i ragazzi a pensare questo spontaneo, che per quanto riguarda l'altro video, le professoresse Iacobacci e Cerasuolo, mi sembra che tutti quanti hanno riscontrato che gli studenti si sono impegnati in un modo speciale e particolare. In particolare, specialmente quelli del professor Celentano, che hanno elaborato anche il CD-ROM, quindi non solo il video, ma effettivamente anche un lavoro di approfondimento, hanno lavorato nei giorni di pausa. Le riprese sono state fatte su loro richiesta il 2 giugno, quindi un giorno di festa. Vorrei sapere da lei se reputa che questo sia un interessamento che si può riscontrare facilmente presso gli studenti, anche adoperando sistemi diversi, oppure se adoperare un discorso per immagini a cui i ragazzi sono molto interessati giova in modo speciale. Ma io sento dire, talvolta in me lo verifico, i ragazzi qualche volta, ma dire neghittosi forse è un po' eccessivo, però meno volenterosi di un tempo. Il problema è la motivazione. Quando i ragazzi sono motivati, utilmente, intelligentemente motivati, danno il meglio. E sicuramente i risultati ci sono, sicuramente i frutti si possono cogliere. Tutto sta, Un'ultimissima ripeto, a cosa. motivarli intelligentemente, senza però, attenzione, a far scendere più di tanto poi i livelli, perché diversamente, è vero? Beh, diciamo che per esempio tutti i video sono di un'ora, un'ora e mezza, invece poi i pezzettini che effettivamente tenteremo di passare alla televisione per dare un altro modello, diciamo, di produzione fatto direttamente con i ragazzi saranno molto molto più brevi. E a questo proposito la domanda sorge spontanea: che cosa ne pensa della televisione di oggi? Difficile dire se oggi la televisione soddisfa i gusti degli spettatori o gli spettatori, insomma, vogliono quella televisione. Io credo che uno degli scopi della televisione, di chi dirige, diciamo, sia quella pubblica che quella privata, giusto per intenderci, sia comunque di educare, di indirizzare.
pare anche dal punto di vista estetico. Invece oggi si bada soltanto alla cosiddetta audience e questo è un errore gravissimo. Pare che non conti altro che il livello di ascolto, voglio dire, numericamente. Questo è molto sbagliato. Si rimpiange la televisione degli anni degli inizi, degli esordi, negli anni 50 e negli anni 60, con splendide trasmissioni che tutti quanti possiamo ricordare, altrimenti non si capirebbe perché trasmissioni veramente interessanti di storia, di arte, di scienze, di cultura in generale vengono proposte in fasce orario così difficili, certamente. In prima serata diciamo che è lo spettatore grossolano che si accontenta di vedere aprire gli scatoli o cose di questo genere. Lei ha anche nominato un programma che se non altro aveva soltanto un tipo di gioco e di rischio come sua componente essenziale. I talk show per esempio passano per essere lo spettacolo più violento che la televisione fa, mi pare per l'80% degli spettatori. Sicuro, però vorrei tornare proprio su quella trasmissione dove si aprono gli scatoli, perché già le trasmissioni, i quiz, come dire, no? Di cui il caposite è Mike Buongiorno, almeno si richiedeva una certa cultura, dove è morto Napoleone, non lo so, la presa della Bastiglia, un minimo di informazione. Oggi no, si può guadagnare aprendo uno scatolo, quindi nemmeno un minimo di informazione è richiesta. Credo che siamo proprio arrivati al fondo. Insomma, nella vita della vergogna. Solo la fortuna. La televisione è vergognosa, sì, la fortuna. E qualche volta la fortuna parte da Roma. Quindi tutto sommato un'esperienza positiva. Quindi sì, su questo concludiamo e speriamo che per l'anno prossimo realizzeremo altre cose interessanti. Bene, grazie.